Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. La presunzione gioca brutti scherzi. Mai sottovalutare chi si ha davanti o si rischia di fare una finaccia. Sin da quando ha fatto ingresso dentro lo spiato appartamento del Grande Fratello 2023, Sergio Dottavi si è dimostrato molto arguto, indipendente. Seppur cotta di Greta Rossetti, ieri, l'ha scaricata e smascherata. Solamente i telespettatori del Grande Fratello 2023 hanno la possibilità di vedere tutti i cori, le clip social dimostrerebbero che Greta Rossetti non è mai stata seriamente interessata a Sergio Dottavi. Nell'ultima puntata gli autori hanno cercato di creare un triangolo tra loro e Vittorio Menozzi. Ma lui ha mollato tutto. Grande Fratello, Greta scaricata, ma basta. Standing ovation coi fiocchi. Quella degli utenti di Twitter ed Instagram per Sergio Dottavi e che dura da diverse ore. L'alleato e amico di Beatrice Luzzi non ha ceduto agli ormoni trovando per l'ennesima volta a parlare con la sibillina Greta Rossetti. Se poco prima sarebbe stato pronto a tuffarsi in una conoscenza e chissà cos'altro con lei, ora, si è reso conto che la 25enne potrebbe anche stare tramando con gli autori. Non le piaceva nemmeno Vittorio Menozzi, l'aveva detto più volte definendolo un fratellino e aveva pure detto che a suo avviso era gay, parlandone apertamente e sghignazzandone con Massimiliano Varrese, e pensare che questi sono i nuovi amici del modello adesso. Magicamente, però, starebbe nascendo qualcosa ora con lui. E allora perché tampinare Sergio? Ieri si è sentito preso in giro e le ha detto addio. Ancora non so decidere. Mi piacciono entrambi, ma non so definirli. Uno mi dà la sicurezza da uomo che mi capisce e mi comprende, mi sento protetta e sostenuta. Con Vitto è un rapporto adolescenziale, che sei con gli occhioni. Non so di cosa ho bisogno, era già partita a razzo neanche avesse Filippo Bisciglia davanti. Ma l'altro l'ha subito smontata. Un gesto che ha generato applausi a non finire tra gli spettatori. Il 32enne ha spento senza giri di parole la lombarda. Ancora con questo vuoi o non vuoi? Hai creato un triangolo che non esiste, perché le amicizie non generano triangoli, non creano dinamiche e poi perché, la stoccata che tutti volevano continuare ad ascoltare se non fosse stato per gli autori che hanno presto cambiato regia. Il triangolo sembrerebbe ai fan un copione voluto proprio da loro, ma il Geffino è sveglio. Saturo del vuoi o non vuoi come tutti noi, stiamo volando, non lo freghi a Sergio e non basta la tua bellezza cara, e poi la censura, lui e Bealisputnano sempre, troppo intelligenti, scrivono i fan online.